Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti voi che non mollate neanche quando il mercato è noiosissimo e siamo in piena estate. Insomma, è la moria in questo periodo nel mondo delle cripto, il disinteresse più totale, ma voi che siete qui vuol dire che siete i più sul pezzo di tutti. E noi, come sempre, ci ritroviamo tre volte alla settimana. Noi non molliamo lunedì, mercoledì e venerdì alle 18:30 per andare ad analizzare quello che succede sia da un punto di vista banalmente grafico, quindi un'analisi di quello che i mercati ci combinano. Oggi giorno importante perché è il 30 di giugno, quindi il mese termina, ed è il motivo per cui vedete proprio qua in, insomma, come prima schermata in assoluto, il grafico mensile. Facciamo due parole sulla possibile, appunto, chiusura mensile. Poi un paio di notizie che continuano a uscire, notizie interessanti, nonostante appunto il periodo un po' noioso da un punto di vista, non so, grafico di mercato, però si fanno sempre passi avanti, l'adozione prosegue, quindi vi condividerò con molto piacere alcune belle notizie bullish. E poi, come sempre, la parola sta a voi che siete i protagonisti assoluti di queste dirette, non si molla. Allora, per iniziare, innanzitutto ricordo, visto che me lo chiedete spesso, se mi state guardando su YouTube, parlo per i posteri, come sempre, la diretta è su Twitch, ok? Su Twitch trovate il link nella descrizione al mio canale di Twitch. Non penso serva neanche iscriversi per guardare la diretta. Se volete chattare, fare le domande, sì, ma è un social gratuito come se appunto fosse YouTube, ma strutturato apposta per le dirette. Quindi iscrivetevi, non vi costa nulla, così potete farmi le domande la prossima volta. E già che ci siete, mettete anche un bel like che mi gasate ai massimi. Allora, due paroline volanti sul grafico mensile, poi lo analizziamo meglio come sempre alla fine, negli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, dove andiamo a focalizzarci sui grafici, e poi panoramica sulle news. Allora, il grafico mensile mostra una candela abbastanza insignificante. Da un lato questa candela mostra il fatto che l'offerta sia un attimino rallentata rispetto alla mazzata che ci ha dato maggio, e questo cosa vuol dire? Niente, in sostanza, perché la direzionalità è stata impressa per l'appunto dalla candela di maggio. Al momento il fatto che ci sia una candela adirezionale significa che da un lato appunto il dump non continua, ma anche perché se continuasse sarebbe abbastanza grave. Immaginatevi un'altra candela come quella di maggio, è un disastro, non recupererà, cioè, o meglio, ci vorrebbe tanto tempo per recuperare. Più la batosta di solito è forte e più o si ha una subito controreazione da parte della domanda altrettanto forte, o altrimenti sono quelle situazioni in cui si rischia di andare avanti per lungo tempo prima di recuperare, ritracciare magari più a fondo. Insomma, ci vuole del tempo. Ne abbiamo già avuto tanti esempi in passato, l'ultimo nel 2018, che appunto ha causato un bear market abbastanza importante, ma la stessa cosa si può dire nel 2019 dopo il lower high. Adesso arriviamo da un mercato profondamente diverso rispetto al 2018 e 2019, perché da un lato abbiamo una crescita di pari entità più o meno rispetto al 2017, perché se ci pensate abbiamo fatto, allora, ciao, buonanotte, volevo andare a prendere il misuratore di range. Dunque, nel 2017, partendo da un migliaio di dollari, abbiamo avuto un 17 per più o meno, mentre quest'ultimo ciclo da 3.000 a 60.000, eccolo, vedete, più o meno è simile come ampiezza. Quindi non è che ci sono tutte queste differenze. Certo è che il mercato è più maturo, la liquidità è maggiore, ci sono dei giocatori diversi in gioco, i player famosi istituzionali. Insomma, abbiamo fatto passi avanti lato fondamentali, ma la domanda che sento spesso farmi è: questo cambia davvero le cose da un punto di vista di mercato? Dobbiamo vederlo, perché è impossibile prevedere dove sarà il bottom, dove ci fermeremo, dove ripartiremo e soprattutto quanto durerà la fase ribassista. La cosa che mi sembra al momento, adesso dobbiamo vedere, magari, ecco, qua c'è il rallentamento in giugno, e se magari la prossima candela sarà verde, sarà un attimino di respiro. Abbiamo dump, quindi offerta violenta, rallentamento dell'offerta, domanda che magari inizia a farsi sentire,
e uno storno rialzista. Vedendo quale sarà l'entità e i volumi di quello storno rialzista, andando verso l'estate mi sembra un po' difficile che ci sarà il vigore necessario, però mai dire mai. Vedendo proprio quello, ecco, si potrà capire qualcosa in più se avremo quella famosa immediata reazione che vi dicevo prima, che potrebbe in breve tempo andare a recuperare il danno fatto dal dump, oppure se sarà una reazione insufficiente, andrà a fare appunto un lower high e poi continueremo andando a cercare il prossimo low, che può essere uguale, maggiore o più basso, e in base a quello decideremo, perché se sarà un higher low, bene, potrebbe essere un'accumulazione. Immaginatevi uno scenario del genere, ok? Potrebbe durare un po', ma potrebbe anche valerne la pena allo stesso tempo, perché una bella accumulazione, magari non fino al 2023 come l'ho disegnata io, però appunto una bella accumulazione così all'apice di un bull market importante farebbe sicuramente delle fondamenta più forti rispetto che una continuazione immediata. Parlo sempre di visione a lungo termine. Invece se andassimo a fare una cosa di questo tipo, non benissimo, perché poi il breakdown sarebbe probabile e quindi questo andrebbe a proseguire una possibile agonia. Mentre andare a fare un lower high, lower low, niente, significherebbe che continuiamo il nostro storno finché non abbiamo una prova contraria, ovvero una struttura differente. Noi dobbiamo continuare a osservare. L'unica cosa certa è che la candela di questo mese è una candela neutrale, che quindi si presta a proseguire quello che è il sentiment del mese precedente, un sentiment con direzionalità abbastanza ribassista. Abbiamo chiuso sopra il 50% di Fibonacci, cioè stiamo chiudendo sopra il 50% di Fibonacci, il che comunque non è tragico come ritracciamento, perché è un ritracciamento. Io sono partito dal bottom, vedete qua giù, di marzo, il dampone di marzo, no? Da cui poi è partito tutto il ciclo bullish, e l'ho tracciato fino al massimo, quindi ho incluso anche le shadow. Il vedere una correzione del 50%, parlo della chiusura, è del tutto naturale, è una correzione assolutamente fisiologica. C'è da vedere appunto come prosegue, se ha intenzione di andare a estendere oltre oppure no, ma quello purtroppo è un'informazione che ancora non abbiamo a disposizione. Però seguiamo con interesse, proprio perché, soprattutto se siamo investitori, questi ritracciamenti sono ciò che si aspettava da tempo. Cioè, quante volte avete sentito dire non vedo l'ora che ritracci un po' mentre saliva, no? 25.000, 30.000, 35.000, tutti dicevano no, non vedo l'ora che ritracci, e poi alla fine scommetto che molti, presi dalla FOMO, hanno detto vabbè basta, non aspetto più, non ritraccia più, compro a 50.000 magari, e poi bam, dump, arriva il ritracciamento e fuggono tutti a gambe levate. Io non capirò mai chi si professa investitore e poi si comporta in questo modo, però vabbè, non voglio fare sproloqui inutili. Adesso ritorno al nostro grafico giornaliero, che analizzeremo meglio più tardi, perché c'è un rischio, vedete qua, guardate, tac, ci aveva illuso, no? Ha fatto un piccolo squeeze e poi però purtroppo gli short sono riapparsi, cioè i seller sono riapparsi. Andiamo a vedere se davvero anche gli short su Bitfinex sono riapparsi. No, loro no, sono del tutto spariti, ma sinceramente non lo so, mi sembra che non ci sia tutta questa correlazione, anche perché penso che la maggioranza degli short, di chi apre posizioni ribassiste, non lo faccia a margine su Bitfinex, ma lo faccia più sui prodotti derivati, sui future, sui perpetual. In ogni caso, questo è da tenere sotto controllo, perché in base anche alla chiusura di oggi si capirà se abbiamo fatto un falso breakout oppure no. Ultimamente ha un continuo a fare movimenti del genere. Però non vi voglio annoiare subito adesso con grafici, perché ho un paio di notizie bullish interessanti. Allora, la prima è la notizia della Deutsche Börse Group, che in realtà non è una notizia freschissima di oggi, è una notizia di ieri, ma noi siamo live oggi e quindi ne parliamo oggi. Ha acquisito una quota di maggioranza nell'azienda svizzera Crypto Finance, che fondamentalmente è una società regolamentata che offre dei servizi di custodia e compravendita di cripto a clienti, attenzione, non retail, istituzionali o investitori cosiddetti professionali, quindi con capitali importanti. In altre parole, la cosa interessante è che questa acquisizione potrebbe essere uno step strategico da parte della borsa di Francoforte per andare a offrire servizi di questo tipo. Il più delle volte, quando
un'azienda, permettetemi di dire, della finanza tradizionale, dei tempi passati, vuole innovare, vuole introdurre nuovi servizi, conviene acquisire appunto un'azienda che ha già il know-how e le licenze per fare questo, piuttosto che crearne una. È molto molto più dispendioso crearne una ex novo, e quindi questo probabilmente è ciò che sta facendo Deutsche Börse. E quindi mi aspetto che, ripeto, l'obiettivo sia offrire, non dico domani, tra un mese, non so quando, ma offrire dei servizi di stoccaggio, quindi custodia e compravendita di cripto. Stessa cosa per, eccolo, NCR, che è un gigante del settore dei pagamenti, che ha fatto una partnership con NYDIG, che è, se la cercate la trovate, un'azienda leader nel settore della custodia di asset digitali, regolamentata negli Stati Uniti, in particolare nello stato di New York, che è uno di quelli più rognosi. Questa partnership ha lo scopo di offrire a svariate banche, qui ci riallacciamo allo schema precedente, perché anche qua sono le banche che utilizzano queste aziende innovative per offrire appunto servizi innovativi, e l'obiettivo è proprio permettere, ripeto, alle banche di offrire ai loro clienti servizi anche qua di compravendita e custodia di cripto. E parliamo dell'America. 650 banche aderiranno a questo circuito, con un totale di circa 24 milioni di clienti stimati. Niente male. Poi, a proposito di istituzionalità, qui abbiamo una CeFi istituzionale, forse la prima di questo calibro, perché parliamo di Coinbase, che ormai è la banca degli exchange. Io mi immagino appunto Coinbase come il, non lo so, il Goldman Sachs del mondo degli exchange, è quello da sempre che si è schierato dalla parte delle istituzioni, si è sempre regolamentato, si è sempre vestito in giacca e cravatta, insomma, e offre per la prima volta un servizio di yield, di lending, di generare rendita sulle stablecoin. L'APY è del 4% e molti rideranno: 4%, cos'è quella roba lì? Io sono abituato al 1700% della DeFi. No, scherzi a parte, è minore dei competitor, ma anche guardando l'Edn, Crypto.com offrono tassi chiaramente maggiori. C'è un però: in questo caso abbiamo la garanzia di Coinbase non solo sui depositi, come spesso accade nelle piattaforme di lending, che si dice c'è l'assicurazione, sì, ma solo sui depositi. Poi quando loro vanno a fare i prestiti, l'assicurazione non vale più. Scusate, ho dimenticato la solita cosa. L'assicurazione non vale più, e quindi in questo caso è diverso, proprio perché abbiamo adesso ve lo vado a prendere, c'era scritto da qualche parte. Dunque, eccolo qua, vedete, peace of mind and a safe secure way to earn, una garanzia principale per gli USDC nel tuo Coinbase account. Quindi in sostanza c'è una garanzia senza cioè senza il rischio di controparte, a meno che Coinbase non fallisca. 4%, vale la pena? C'è sempre il solito discorso: vale la pena utilizzare un servizio del genere oppure c'è di meglio? Anche Gemini mi pare che offra una cosa del genere sulla GUSD al 7 qualcosa per cento, quindi sono un po' quelle controparti istituzionali dei servizi CeFi. Ve lo volevo soltanto dire, anche perché non è ancora attivo, c'è una waitlist. Poi, altra cosa, eccola qua, giusto, Diversify è un layer 2 di Ethereum, diverso, non è su Polygon, non è Rollup, non sono quelli già conosciuti, che lancerà il suo governance token. Questo è il motivo per cui ve ne parlo oggi. Ci sarà la vendita iniziale il giorno, ve lo vado a prendere, 8 di luglio, opla, per 2 giorni durerà. È un modello stranissimo di vendita. Credo sia lui il primo, sia che venga inaugurato da loro. Infatti l'hanno chiamato DVF, no, DVF è il token, l'hanno chiamato, aspettate, che ha un nome simile, non è che DLM, eccolo, che sta per Diversify Launch Market. Gli hanno pure dato il loro nome al modello di lancio del token. Come funziona? Allora, è una specie di asta il cui prezzo di partenza è $2,
ok? Quindi inizia la vendita, prezzo 2 dollari. Floor price 0,4, vi spiego tra poco come funziona. Si acquista in USDT sul layer 2 di Diversify, quindi c'è da configurare MetaMask e quant'altro, arrivare pronti, e per queste 48 ore ci sarà questa vendita dove si potrà acquistare i token ma anche rivenderli, e quindi qua c'è una price discovery un po' nuova. Scenario 1: nessun token viene venduto, continua a calare il prezzo fino ad arrivare al floor price, nessuno compra e vabbè, marcisce un po' lì. Scenario 2, ok, allora all'inizio si abbassa il prezzo ma poi la gente comincia ad acquistare, i token magari finiscono e verso la fine la gente rivende a prezzi più alti quello che ha acquistato, capite il discorso della price discovery. Terzo scenario, il più bullish possibile, che all'inizio c'è un'asta più o meno normale dove qualcuno compra, qualcuno vende, e dopo un po' continuano tutti invece a ricomprare sul mercato secondario, ovvero hanno già spazzolato tutti i token, vengono rivenduti, perché io volendo magari aspetto, perché dico secondo me c'è poca domanda, aspetto che scenda un dollaro, compro un dollaro, poi vedo che i token vengono spazzolati, allora dico aspetta che rivendo i miei a $1.10, poi vedo che sale, li comprano anche ancora, aspetta, proviamo $1.20, e si fa la price discovery così. È un po' come nelle stanze, no? Nelle trading room vecchio stile dove tutti urlavano io vendo a, io compro a, ecco, una roba del genere, un po' più smart chiaramente. Modello molto nuovo, molto interessante, anche perché c'è abbastanza hype intorno a questa vendita iniziale, quindi io ve la condivido e dicendovi che non parteciperò, perché io non sono da vendite iniziali, quindi non ve la sto shillando, io non partecipo mai alle vendite iniziali, a parte rari casi tipo le IEO su FTX o su Binance, che sono quasi delle sure bet come si suol dire, ma ve lo condivido perché secondo me potrebbe essere interessante. Poi ultima cosa, già sentito ma sempre interessante perché c'è qualche chicca in più, abbiamo avuto un ritracciamento della metà dell'hash rate di Bitcoin rispetto al picco di maggio dovuto all'esodo dei miner cinesi. Delle altre metriche on chain che sono un po' calate, il numero di transazioni di Bitcoin, anche perché c'è meno utilizzo del network, secondo me è complice, un po' il bear market e un po' l'estate, sono due fattori che combinati insieme sono devastanti per la moria, ecco, di interesse nei confronti delle cripto. C'è un però, un parametro è bullish, ovvero la crescita di Lightning Network. Magari è complice il Salvador che vuole utilizzare Lightning Network, non lo so, ma è passato ad una capacità da 1000 Bitcoin a 1640. Sono contento perché Lightning Network è un'ottima tecnologia per scalare Bitcoin ai micropagamenti, e quindi molto bene. Questo è quanto per ciò che riguarda le news. Adesso teniamoci qua un bel graficozzo giornaliero al quale andiamo a soffiare sotto. Adesso dobbiamo soffiare e far chiudere questa benedettissima candela. Già qua sopra non sarebbe male, almeno da non fare l'engulfing bearish, ma se proprio vuole spingere, vuole chiudere sopra l'origine del dump, dai, facci sto favore, fai una bella lower shadow lunga, così andiamo ad attaccare il range high. Vabbè, non vi spoilerò l'analisi del graficozzo, ma adesso vado a leggere le vostre domande. Allora, partiamo dall'alto, anche perché adesso è più facile per voi riuscire a farmi le domande, visto che siamo in pochi. Allora, Crypto Ultra è stupendo. Chi è che è Crypto Ultra qui dentro? Tutti noi, secondo me. Non mi arrivano più le shitcoin, sono bloccato a 409, ma perché mi sa che c'è un vincitore, adesso devo andare a vedere. Ieri finalmente ho fatto la prima dose Pfizer, guarda, un po' una liberazione questa cosa, non vedo l'ora che ci sia, ma anche il fatto di qui da noi adesso, non so se in tutta Italia, ma secondo me sì, non c'è più l'obbligo di mascherina all'aperto, respirare la libertà, mamma mia. Comunque, come li vedi Solana e Polygon come investimento nel medio-lungo termine? Mi piacciono entrambi, quindi come medio-lungo termine in generale le blockchain alternative, i layer 2, quelli utilizzati dove si muovono capitali, mi piacciono. Attenzione a Polygon perché è, come dire, overhyped, come si suol dire, cioè
utilizzato tantissimo, è un po' la BSC di un po' di mesi fa, no? Per capirci. E il prezzo è stato molto esteso, adesso sta ritracciando insieme a tutto il resto, chiaramente, però mi sembra che ci sia un po' questa tendenza e di fatto non è bellissimo, infatti, il grafico. Comunque, da un punto di vista di lungo termine, ripeto, le blockchain alternative, i layer 2 con un'ottica di chiaramente investimento, non speculazione, perché si parla di lungo termine, hanno un senso. Poi, potresti guardare ICP BTC, sto scalando gli ordini per un entry dal bottom. Che entry speculativo cercheresti? Allora, ICP non benissimo, mi sa. Andiamolo a vedere. Eccolo. Allora, mamma mia, che volumi tra l'altro, abbottomato, dite? Vediamo, vediamo. Allora, arriva da un downtrend pressoché continuo. Andiamo a vedere il settimanale. Guarda, il settimanale è una cattiveria proprio, è brutto come il peccato originale. E quindi, sinceramente, io non andrei a cercare l'entry speculativo su una cosa che sembra un downtrend senza fine. Il primo potenziale costrutto di bottom potremmo cercarlo qua. Su questo cluster, se dovesse venire rotto a rialzo in questa maniera, si potrebbe appunto andare a cercare l'entry, ma prima di allora, secondo me, è tutto un po' prematuro. È vero che abbiamo un po' di volumi qui, accompagnati da un inizio di spinta, perlomeno sono i primi segni della domanda su internet computer, però è ancora molto molto prematuro, mio personale parere. Io sinceramente non opererei ancora. Poi, buonasera Luke, ma buonasera a te, benvenuti. Ciao Luca, Canaria, hai dato un'occhiata? Oggi è finita la sale. Allora, ci ho dato un'occhiata. Adesso aspettate che vado a riprendere quello che ho capito. Vediamo se l'ho capito. Allora, ci ho dato un'occhiata proprio per merito tuo. E in realtà, allora, è su Kusama. È un si basa su un si chiama RMRK, che è una sorta di motore di applicazione di smart contract che permette l'implementazione di NFT, ma non solo NFT, sono NFT che possono possedere altri NFT, quindi si crea una sorta di alberatura, se ho capito bene, e con questi NFT ci si può anche interagire in due modi, cioè distruggendoli, quindi ad esempio tu non lo so, crei un videogioco, c'è un oggetto consumabile, un NFT che si può distruggere una volta usato, e l'interazione con le emoji, cioè ho visto che ad esempio è possibile andare a inviare emoji agli NFT creati appunto qua sopra e gli NFT reagiscono. La prima vendita che c'era, ho visto, erano queste uova. Che in realtà, ah no, claim is over, niente, non sono, sono state vendute tutte. E queste uova poi, se vengono colpite, diciamo, con le emoji, si schiudono e diventano degli uccelli, delle specie di uccelli, con dei tratti diversi in base alle emoji che hanno ricevuto. Ammetto che non ho forse approfondito abbastanza. Vedete, ci sono, queste credo siano le emoji ricevute, non lo so. Sì, vedete. E appunto sono, non so come definire, adattivi, sono dinamici. Vabbè, è un concetto interessante, ma devo ancora capire quella che è l'applicazione concreta. Quindi non lo so, sono ancora un po' spaventato, non riesco a comprenderla appieno. Aiutami, aiutami tu. Ha mandato in crash la rete Kusama oggi, probabilmente perché, come si dice, è stato l'ultimo giorno, c'è stato un po' di FOMO, presumo. Lo sapevi che San Marino sta usando VeChain per il Green Pass e per un sacco di attività interne? Guarda, io oggi ho fatto proprio un sondaggio su Telegram perché tutti quanti mi state domandando di VeChain. E io ho detto, vabbè, ascolta, io voglio dare ascolto ai vostri feedback, quindi vi incentivo, continuate a darmi sempre feedback su qualsiasi cosa. Se c'è una cosa che non vi interessa, ditemi, sta cosa non me ne frega niente, se vorreste vedere qualcosa, ditemelo, mi raccomando. Ho fatto questo sondaggio e è saltato fuori che vi interessa parecchio VeChain, e quindi io direi che ci faccio un bel video. Se riesco, forse già domani, visto che comunque è il giorno del video e sono abbastanza preparato su VeChain, però appunto arriverà grazie ai vostri feedback. Poi,
Domanda da principiante: se devo trasferire una coin da wallet all'altro, come faccio a capire se i due indirizzi sono compatibili? Oppure come faccio a sapere che tipo di indirizzo è quello di partenza, tipo da BlockFi a Nexo? Allora, devi fare attenzione, innanzitutto, se inizia con 0x è o Ethereum o un simile Ethereum, tipo Binance Smart Chain, tipo Polygon, eccetera, eccetera. Insomma, uno di quelli compatibili col protocollo Ethereum. La cosa importante da capire è che se stai mandando da un network allo stesso network, cioè se prelevi da un exchange e vuoi mandare su Nexo, BlockFi, quelli che citavi tu, devi essere sicuro che non mandi sulla blockchain sbagliata, altrimenti tu quei fondi li perdi. Quindi, uno, verifica l'address di destinazione che ti mandano. Di solito c'è scritto sotto, se c'è scritto manda solo ERC20 vuol dire che è la rete Ethereum, quindi non farti ingolosire dalle fee minori magari della Binance Smart Chain o di altro, manda su Ethereum, altrimenti è un'impresa a volte impossibile recuperare quei fondi. L'indirizzo di invio invece di solito lo decidi tu, quindi se tu stai inviando da MetaMask e sei sulla rete Ethereum stai inviando da Ethereum, se sei sulla rete Polygon stai inviando da Polygon, sei su BSC, stai inviando da BSC. Se prendi da un exchange, come ad esempio Binance, ti fa scegliere di solito la rete di invio. Mentre Nexo e BlockFi, non lo so, però mi aspetto che ci sia scritto, ok? Stai inviando da ERC20, di solito è lo stesso di ricezione, quindi basati un po' forse anche su quello. Ciao Luca, ho messo un K su Pancake circa 2 settimane fa, BNB Cake, mi sembra abbastanza affidabile, vorrei incrementare la quota, come lo giudichi a livello di rischio? Allora, PancakeSwap come livello di rischio è basso, perché comunque è una piattaforma più che rodata e quindi io mi fido tranquillamente a utilizzarla. Per quanto riguarda il pool, BNB Cake sono due coin volatili, quindi tu sappi che sei esposto sia a BNB che a Cake, quindi allora andamento grafico. Fatti questa domanda, io holderei BNB e Cake al di là dell'APR, APY che hai su PancakeSwap oppure no? Perché se la risposta è no, ovviamente, cioè magari da qui a pochi giorni è una scommessa perché non puoi sapere ovviamente l'andamento, ma se il tuo obiettivo è detenerlo lì per lungo tempo, per andare anche ad accumulare l'interesse, devi porti anche questa domanda, perché come holdare queste due coin a lungo? E caspita, lì la volatilità delle due coin impatta molto più dell'APY di PancakeSwap, mi raccomando. Poi c'è la impermanent loss, che tra tutte le cose è quella che di solito impatta meno, perché su due coin del genere la volatilità delle coin stesse è ciò che regna un po' sovrana. Quindi mi raccomando, per incrementare la quota non basarti solo sull'APY del pool, ma ragiona sulle due coin, cioè io le voglio detenere perché si tratta di 1000 di una e 1000 dell'altra, insomma è una cifra importante e devi pensare che quelle coin aumenteranno di prezzo. In base a quell'ipotesi lì, se per te è vera, allora la risposta è sì. Poi andiamo avanti. Quando farai il video su Terra Luna? Presto, anche quello è un po' più difficile da preparare, però lo farò, me lo sono segnato. Poi. Buonasera, cosa ne pensi della vicenda di John McAfee? Era un personaggio scomodo per il futuro delle cripto? E come mai secondo te Elon Musk per la stessa accusa non è stato condannato? Guarda, McAfee era un personaggio controverso e sicuramente scomodo a tanti, perché non aveva peli sulla lingua, lui diceva quello che pensava, era completamente pazzo e io me lo ricordo dal 2017 perché io c'ero quando lui twittava la sua Coin of the Week e bam, via che pompava, quindi ti dico, da quel punto di vista lì non era il massimo perché faceva dei gran pump and dump e sicuramente lui ci guadagnava, quindi per quanto sia un personaggio che aveva interesse, aveva a cuore la privacy, Bitcoin, la crittografia e è stato una mente, però su certe cose ha un po' esagerato e quindi non lo so, io non sono nessuno per giudicare, non voglio assolutamente giudicare, però sicuramente era scomodo a molti. E Elon Musk, guarda, io no, è un po', è simile come cosa, ma io sinceramente non so per quanto la SEC gli lascerà fare tutto quello che vuole così senza intervenire. Secondo me lo stanno tenendo d'occhio e prima o poi qualcosa diranno, non è possibile che gli lascino fare così, ecco,
io penso che, visto che in America sono molto severi su certe cose. E McAfee era un personaggio interessante, ma lui era un criminale vero, altra roba rispetto a Musk. Sì, poi McAfee aveva una serie di accuse abbastanza importanti di evasione, di non dichiarazione, quindi quello al di là del discorso dei pump and dump. Poi, come lo vedi, il box di NFT su crypto.com è fulminato nel giro di quanto? 10 minuti? Non lo so, voi, qualcuno di voi è riuscito ad acquistarlo? Ci stava, è $10 alla fine, secondo me si fa in fretta a rivenderlo a di più. Poi, la grossa differenza la fanno le stablecoin, sono un'anomalia rispetto ai cicli passati. È vero anche questo, interessante, perché ci sono molte più stablecoin in circolazione, soprattutto parcheggiate sugli exchange. Interessante punto di vista anche quello, grazie. Ciao Luke, ma di Avalanche cosa ne sai? Mi sembra molto interessante, purtroppo poco, ammetto poco, non l'ho mai studiata, ne vale la pena, dici? Se volessi mettere a rendita delle stablecoin su piattaforme di lending quali LEDN e Celsius, dal punto di vista delle fee mi conviene inviarle tramite exchange o fare direttamente un bonifico sulla piattaforma? Ma non credo che accettino bonifici, purtroppo. Che accettano bonifici forse c'è solo Nexo. Dal punto di vista delle fee, ovviamente inviarle tramite exchange vuol dire pagare le fee di ERC20 che si aggirano $15, $20, adesso non so se le hanno abbassate o no, però purtroppo è una rottura di scatole pagare quelle fee lì. Poi. A me un ulteriore dump profondo di Bitcoin non mi sembra fuori discussione, prima o poi andrà a toccare i massimi del 2017. Guarda, per come la vedo io al momento mi trovi abbastanza d'accordo, cioè io vedo tutti adesso che si prodigano a cercare di incastrare l'andamento attuale con Wyckoff ovunque vedo, mamma mia. In realtà io, cioè, non andrei a complicarmi la vita, basta guardare la struttura del mercato, basta guardare la struttura sotto il punto di vista del time frame settimanale e credo che sia abbastanza eloquente, no? Cioè, non bisogna andare a cercare Wyckoff, a cercare costrutti strani. Purtroppo la situazione al momento è bearish, perché abbiamo avuto la nostra rottura di struttura, il nostro top, stiamo un po' lateralizzando da queste parti e è probabile, secondo me, un retest, cioè, non lo so, magari poi vengo clamorosamente smentito, però non escludo la possibilità, se la domanda si fa un po' sentire, di un retest di quest'area dove c'è un vuoto, un po' di liquidità, perché abbiamo dumpato, quindi è un'inefficienza che di solito il mercato va a sanare, ma poi, cioè, questa cosa comunque non andrebbe a annullare la struttura ribassista, andremo a cercare l'high, che con tutta probabilità sarebbe più basso, e quindi l'impostazione rimane tale, quindi io sono abbastanza d'accordo con te. Riguardo all'andremo a toccare i massimi del 2017, lì è un po' sfera di cristallo, però non è da escludere neanche quello. Io quasi quasi ve lo chiederei a voi: secondo voi andiamo a ritoccare i massimi del 2017, quindi la zona 20.000, oppure no, oppure ritracciamo di più, di meno? Sbizzarritevi, dai, con la vostra opinione, che è sempre bello da leggere. Poi, come si può fare a capire se una piattaforma CeFi è in difficoltà? Quali parametri consideri o osservi? Allora, una piattaforma CeFi è in difficoltà, è difficile da capirlo perché fa di tutto per nasconderlo, ovviamente. Allora, una piattaforma CeFi è sana, io guardo l'opposto, ed è trasparente se si continua a comportare bene, fa la giusta due diligence, quando è ora abbassa i tassi, cioè se abbassa i tassi non è da vedere come il fatto che è in difficoltà. Molti hanno detto che BlockFi ha abbassato i tassi di interesse, vuol dire che adesso chiude, non ha più liquidità. No, non è così, anzi è per prevenire il danno. È un comportamento assennato, perché è molto più folle andare a, come si dice, andare a tenere dei tassi alti e rischiare appunto crisi di liquidità piuttosto che abbassarli in anticipo ed evitare il problema. Quindi, che dire, io penso che una piattaforma CeFi passa i test di trasparenza e sicurezza se si dimostra sempre presente, quindi con il team che fa vedere la faccia, ha i criteri di trasparenza necessari, quindi la sede, il fare degli audit, il fare del, non lo so, il passare quei semplici test che fanno capire che sta lavorando bene, magari offrire dei report addirittura sul risk management, eccetera. Cioè, sono un po' quelle le cose. Poi è difficile perché molti
cioè lo standard adesso è di non divulgare troppe informazioni, quindi fare anche analisi è difficile. Poi. Dunque, ciao Luca, ti seguo da un po'. Questa l'abbiamo appena letta. Macchi swap su Unilayer. Macchi swap me lo dovevo studiare, ma non sono stato diligente. Finalmente basta t-shirt, esatto. Oggi siamo blu, azzurri, neutrali. Ho iniziato a usare BitsGap e mi trovo molto bene. Devo ringraziare solo te, mi fa piacere. Hai idea del perché non sia possibile ancora linkarlo con crypto.com? Immagino. Saluti da mia moglie, la casalinga più famosa d'Italia. Grande saluti anche a lei e dille di andare all in su Dogecoin, ovviamente. Per quanto riguarda BitsGap, non lo so, guarda, forse perché non lo so, crypto.com non è integrato con molti bot, che io sappia, non lo so, non te lo so dire. Io lo utilizzo principalmente su Binance e TRT e mi trovo bene anch'io. Poi, sai consigliarmi i migliori siti exchange per guardare i grafici? TradingView senza ombra di dubbio, perché è gratuito, c'è tutto, è super reattivo, puoi fare tutte le analisi del mondo, assolutamente sì. Poi. Ciao Luca, oggi su una vetrina c'era scritto cassa comunale decentrata. Io troppo abituato alla DeFi, a primo sguardo ho letto casa comunale decentralizzata. Sì, esatto, proprio quello sarà stato. Cosa succederà secondo te una volta che i bitcoin finiranno e non si potranno più minare? Guarda, è talmente lontano nel tempo che non mi pongo nemmeno il problema. Cambierà il mondo per come lo conosciamo, tutto sarà diverso. Quindi sono delle domande che è inutile porsi, credo. Non sappiamo neanche tra 5 anni cosa succederà, figuriamoci nel 2140. E che bello fare il pack adesso in confronto a sopra i 50 gap. Bello sì, è vero, ogni fine mese è più piacevole, proprio perché si trasformano le nostre maledette fiat in cripto a prezzo più basso. Bello. E ok, cosa ne pensi di Yearn Finance? Può essere un buon token da holdare? Guarda, la piattaforma è ottima, io la utilizzo e mi trovo molto bene. Il token io non l'ho mai holdato sinceramente, però se vuoi possiamo andare a vedere il grafico. Sicuramente i fondamentali ci sono, a me piace come funziona Yearn. Poi i token holder, se non erro, hanno cioè c'è un APY sull'holding sullo staking, mi pare, anzi, che va a distribuire una parte delle fee generate dalla piattaforma. Il grafico non è bello, perché un grafico bello è un'altra cosa, però c'è di peggio, tutto sommato. È un po' morto dal punto di vista dei volumi. È laterale, non dice niente in tutto. È laterale, è un grafico laterale, quindi non cercherei la posizione speculativa, ovviamente, però per quanto riguarda un investimento, secondo me può avere il suo perché. Comunque fa parte del mondo DeFi, io ho investito nel mondo DeFi, ci sta. Poi, ma deve ritracciare fino a 5k così entro all'in. Se ritraccia fino a 5k adesso tutti dicono che vanno all'in, poi li voglio vedere il giorno che ha 5k andare all'in, vediamo. E secondo me non ci saremmo io e te a parlarne di Bitcoin se torna a 5k, purtroppo siamo fatti così, la razza umana è imperfetta. Poi. Ciao Luca, Define Finance è affidabile? Sai che io ritengo di sì, e il motivo che mi ha spinto a pensarlo e a utilizzarlo, ti confesso anche questa cosa, aspetta che adesso te lo faccio vedere, e soprattutto ci sono alcuni farm interessanti, con APR interessanti, però attenzione che c'è il lock, quindi adesso magari ripetiamo in breve, però guarda, USDT, USDC 42%, dai USDT 46, dai USDC 45, eccetera eccetera eccetera. Allora, come funziona? C'è scritto qua, ricevi l'APR in token DFIN, che è il loro token, e poi in sostanza il 25% te lo danno appena scade il conto alla rovescia, il resto viene rilasciato un 25% ogni 2 mesi, puoi richiederlo tutto subito, però ne perdi la metà, ok? Quindi qua ci sono queste due alternative. Assolutamente sconsigliabile fare il claim tutto subito perdendone la metà. In n mesi è come dire, io se fai il meno 50% sono in break even. Vabbè, comunque al di là di questo, la cosa che mi convinceva era
gli investitori che ci sono dietro, quindi non penso che sia un rug pull, una truffa, proprio perché ci sono dietro molti venture capital, molti fondi, vedi, guarda quanti, e quindi non è che è stato inventato, non è che è stato creato da un tizio a caso che si trova in Bangladesh e vuole rugare tutti, ma quantomeno c'è dietro una struttura un po' più solida. Ecco, quindi la mia risposta è sì, il mio parere personale. Poi, come sempre, non sono consigli finanziari, fate le vostre ricerche, ma io la penso in questo modo. Io vi dico quello che penso, non è che rimango neutrale per lavarmi non so quali mani. Ovviamente poi ogni scelta che fate è una scelta vostra, ma io quello che penso ve lo dico. Poi ciao Luca, ci parli di Chainlink, molto bello Chainlink, mi piace, che dire, ci sarebbe da parlarne per mezz'ora di Chainlink, è un oracolo decentralizzato, il più utilizzato in assoluto, con un numero di piattaforme con cui è integrato in costante crescita, e insomma è un pilastro del mondo DeFi, è, che dire, senza Chainlink andremmo indietro di 5 anni probabilmente, quindi solo cose positive. Poi intanto Francia e Germania sono fuori, servirebbe un bel pump e poi siamo a cavallo, tutti carichi per venerdì. Infatti venerdì mi sa che non facciamo il non stiamo a fare il, come si chiama, il live a quell'ora lì, magari facciamo un'analisi, così vi lascio tempo per vedere la partita. Allora, poi oggi hai messo l'orologio invisibile, hai visto? Guarda, che ore sono? Eccolo, questo è l'orologio invisibile, hai ragione. Sì, effettivamente sì. Potresti guardare il sito di Umbrella Network? Volevo un tuo parere, se dai un'occhiata al sito. Un oracolo, secondo me, promettente sul lungo termine. Grazie, spero che oggi mi leggi. Eccoci, infatti, ti ho letto. Umbrella Network, andiamolo a vedere. Allora, Umbrella Network. Ne avevo già sentito parlare, eccolo qua. Un oracolo decentralizzato, allora. Dunque, è molto utilizzato, cioè chi lo usa al momento? Non lo so, dovrei approfondire un attimino, capire soprattutto le tokenomics del token e chi lo usa, con chi è integrato, come funziona e che cos'ha di meglio o di peggio rispetto a Chainlink. Sono un po' le domande principali che mi farei, non adesso perché non so niente e vi farei perdere 2 ore. Poi, allora, ciao Luca, uso le carte di Binance e Crypto.com per la mia attività, ditta individuale, perché spendo 10-15k al mese e il cashback mi viene molto comodo. Sai se ci sono limiti di utilizzo che potrebbero causare problemi, intesi come cifre limite o tipologie di destinatari per i pagamenti? Ormai ci pago pure le tasse, il cashback arriva sempre, ma fai benissimo, fai solo bene, cioè una volta che provi quelle... Io da quando ho provato la carta di Crypto.com, che ho la verde, cioè non saprei più, ormai nella mia contabilità cioè lo includo il fatto di avere i cashback e non credo che ci siano problemi particolari, perché tanto è una Visa che utilizzi per fare certe spese, il limite è il suo di 8.000 euro al giorno circa e non dovresti avere nessun tipo di problema, ti direi, quindi... No, direi proprio di no. Destinatari per i pagamenti neanche, perché è un pagamento con una Visa, banalissimo. Poi hai il programma di cashback, che è una cosa in più. Poi. Dunque. Un wallet dove posso ricevere pagamenti per fare un accumulo, dove mi è consentito fare una conversione istantanea a basse fee? Oddio, in cosa? In euro, dici? No, cioè da euro, scusa, a bitcoin? Exodus Trust Crypto, grazie mille. Wallet, cioè purtroppo dipende che, cioè tu vuoi fare un accumulo ma ti pagano direttamente in bitcoin o ti pagano in euro e vuoi fare il cambio, perché quello fa la differenza. Se sei pagato direttamente in bitcoin, uno qualunque di quelli che hai detto vanno bene. Exodus, Trust Wallet, Crypto.com è centralizzato, quindi considera anche quello. Se invece vuoi fare il cambio, chiaramente devi avere un account su un exchange, per forza di cose. Oltre a quelli ti aggiungo magari SafePal, che è carino, come wallet anche solo app, oppure vabbè ci sono gli hardware wallet se vuoi un po' più di sicurezza. Ci faresti un video su Nexus Mutual e altri servizi di assicurazione? Grazie. Potrebbe essere interessante e utile.
Una domanda per quanto riguarda il tuo holding di BTC. Tralasciando le percentuali che hai in rendita, il resto dei BTC dove li tieni? Hai un hardware wallet oppure un hot wallet Bitcoin? In realtà ho vari hardware wallet, comunque assolutamente hardware. Utilissimo il video sui nuovi rates CeFi. Guarda, anche quello l'ho fatto su vostro feedback perché sono un po' cambiati tutti i tassi ultimamente. Molti li hanno abbassati, ve l'ho detto. Allora ho detto, sa, facciamo un po' il punto sui nuovi tassi della CeFi. E ho fatto un video con un Excel comparativo dove vi butto lì tutti i tassi principali ad oggi, a luglio, e vi consiglio di buttarci un occhio. Una domanda, secondo te il fatto che Polkadot non ha una max supply potrà influire sul suo prezzo in futuro? O cercherà di fare come Ethereum e diventare proof of stake? Ma in realtà Polkadot è già, diciamo, proof of stake. Sulla max supply ti dico, io non mi sembrava che fosse una supply infinita, a dire il vero. Devo rivederla meglio, devo rivederla meglio. Poi, con un capitale ipotetico di 10K, come lo suddivideresti? Io pensavo 65% Bitcoin, 20% Ethereum, 15% altcoin. Guarda, lì dipende dalla tua tolleranza al rischio. Ho fatto dei video sul come investire 100.000, 10.000 e 1.000, così giusto per, come si dice, un discorso di diversa propensione al rischio. Ti consiglio di darci un occhio. Molti stanno liquidando Bitcoin per Ethereum, molti, molti chi? No, io lo vedo benissimo Ethereum, assolutamente positivo, cioè io sono un fan di Ethereum, però io vedo bene Ethereum, vedo bene Bitcoin, non venderei mai tutti i miei Bitcoin per Ethereum, cioè io ho un portafoglio esposto a entrambi. Poi, dunque, caspita, 48 minuti, direi che è ora di dare un occhietto ai grafici, eh? Stavo guardando al volo le ultime domande. Questa istituzionalizzazione non è un po' contro la filosofia di Bitcoin? Capisco che possa essere positivo per l'adoption, ma io trovo assurdo perché ritorna di mezzo il middleman. È vero, è verissimo, anzi, guarda, niente di più vero. Ma ti dico cosa ne penso io. Cioè, io penso che questi servizi di istituzionalizzazione possono avvicinare nuove persone, magari incuriosirle. Ci sarà sempre quello che preferisce affidare, come chi tiene depositati i fondi su un exchange perché dice così non ha lo sbattimento di gestire il seed, la chiave privata, eccetera, eccetera. Però il problema è che senza questo passo noi escluderemmo tutta quella categoria di persone, cioè quell'investitore che al momento non ha voglia, tempo e capacità di mettersi lì a capire come investire direttamente in Bitcoin e detenerli, ha bisogno di servizi del tipo vado in banca e dico al mio consulente finanziario investimi in Bitcoin. Lo so che a molti suona un'atrocità, però molti ne hanno bisogno e ben venga che loro si avvicinano a Bitcoin, poi magari lo studiano, lo capiscono e fanno il passo successivo che magari avverrà anche con i ricambi generazionali, perché comunque io credo che i giovani di oggi sono sempre meno propensi ad andare in banca a farsi investire i soldi, ma a investirli direttamente loro. Quello è un topic un po' estraneo. Però, ripeto, questo è un po' un ponte che permette a molti di avvicinarsi. Quei molti, magari anche un 10%, si incuriosisce e studia e poi non usa più l'intermediario. Questo è uno step avanti che prima o poi va a migliorare la situazione. Compreresti ora Bitcoin o Ethereum? E se non avessi né l'uno né l'altro, partirei con Bitcoin, sinceramente. Altrimenti farei 80-20, una cosa del genere. Il mio consulente finanziario si è rifiutato di investire in Bitcoin. Mi ha detto che la banca investe e non specula. Mi viene da ridere perché poi cioè, i consulenti finanziari di solito ti propinano delle cose a luce, delle polizze, delle porcate clamorose perché lavorano a provvigione, sono dei venditori, il più delle volte hanno interesse a tutto tranne che ai tuoi investimenti. E quindi sentire cose del genere, vabbè, lasciamo stare e adesso direi che andiamo a vedere un po' di grafici. Io intanto ringrazio coloro che si sono abbonati, ho visto che due o tre anche oggi si sono abbonati, grazie davvero. Vi ricordo che utilizzando Amazon Prime, integrandolo con Twitch, potete abbonarvi a costo zero al mio canale e per me è una piccola donazione, per voi, ripeto, a costo zero. Quindi vi ringrazio davvero tanto. Adesso
È il momento dei grafici, partendo dal giornaliero, perché il mensile e il settimanale lo abbiamo già visto, quindi guardiamo un po' il giornaliero, soprattutto con un occhio di riguardo su questa possibile trappolaccia che Bitcoin sembra averci fatto ieri, perché è andato a recuperare, è arrivato esattamente all'origine del dump. Vi ricordate? Abbiamo detto, se supera l'origine del dump con convinzione, potrebbe andare ad attaccare anche il range high, andando a prendere, a squizzare un po' di short, no? Il problema è che quei maledetti short non mollano, e anche una volta arrivati qui, anzi, ci hanno fatto fare lo sweep esattamente di questo livello, che è dove, se fosse intervenuta un po' di più la domanda, ci avrebbe spinto il necessario per andare un po' più su. Hanno bastonato, hanno venduto e bam, di nuovo siamo ricatapultati sotto al pool di offerta, innanzitutto, e sotto, ahimè, all'origine del dump, che si rende sempre più una resistenza ostica e soprattutto un punto di offerta, un pool di offerta, perché di nuovo si è verificato offerta sempre lì. Quindi, per dirlo in breve, perché non c'è molto da ricamarci sopra, se chiudiamo qua sotto, sotto a questa zona che si era costruita nei giorni scorsi, è addirittura un setup short con stop loss qui sopra, andando ad avere come target la zona dei 30.000. Se al contrario noi andiamo adesso a chiudere innanzitutto sopra, stavo osservando perché sembra che ci sia un pelino di domanda proprio ora, dai, stiamo soffiando tutti insieme, soffiamo. Se andiamo a chiudere innanzitutto sopra all'apertura di ieri, quindi evitiamo l'engulfing bearish, è sicuramente una cosa positiva e cancella il setup short. Se addirittura andiamo a chiudere sopra all'origine del dump, 35.600, dai, questa zona qua, allora è ancora più positivo, perché fa vedere che c'è stato l'attacco dell'offerta che ha dumpato, ha tentato di difendere le sue posizioni, ma la domanda si è fatta viva, è stata più forte e ha respinto assorbendo il dump stesso, ok? Quindi continuate a soffiare, non smettete proprio ora. E quindi questi sono fondamentalmente i due scenari di breve: scenario di falso breakout, che in una situazione di macro ribassista è un setup short, quindi quello che abbiamo detto prima. Scenario invece di domanda che è ancora vive vegeta, va a rafforzare un attimino la possibilità di bottom e non di avere appunto un nuovo range qua dentro, perché lo scenario di falso breakout implica un range, lo scenario invece di breakout reale implica il bottom. Sono questi i due scenari ai quali ci stiamo trovando a dover scegliere, a dover decidere da che parte andare. E nel caso in cui fosse un break confermato, è difficile, perché per confermarlo occorrerebbe andare a chiudere di nuovo qua sopra, quindi quantomeno in verde. Però comunque se fosse una delle due chiusure che abbiamo detto prima, quindi qua sopra o comunque qua sopra, potrebbe essere molto borderline per un setup long ad alto rischio e rendimento, perché avremo lo stop loss qui sotto e il take profit qui sopra. Quindi rischio molto alto, perché comunque c'è un macro bearish, andare a cercare i long è un pelino forzato. Però visto il rischio e rendimento ci potrebbe anche stare, dipende poi da che posizione uno va a cercare, da che setup vuole trovare. È tutto qui in realtà, perché poi il resto, da un punto di vista più lontano, più macroscopico, dipende sempre dalla risoluzione di questo range. Siamo sempre sempre lì. Purtroppo il fatto che abbiamo fatto dei low decrescenti fa un po' capire, soprattutto se adesso non andiamo a ricercare l'high qua, perché finché abbiamo un equal high, anche se ci sono dei low decrescenti, ci preoccupa fino a un certo punto. Ma se iniziamo ad avere dei lower high, più, purtroppo la pressione è più ribassista che rialzista, e quindi non è che fa ben sperare che questo sia davvero un bottom locale con qui in distorno. Fa auspicare alla possibilità di perdere già i 30.000 anche senza andare a fare il retest che dicevamo poco fa. Anche se più si va a zoomare all'infuori sul grafico e più sembra che uno storno sia necessario, un respiro, quantomeno anche per l'organicità poi dell'eventuale correzione. Perché, ripeto, un respiro, uno storno non vuol dire una ripartenza. Andiamo adesso a vedere Ethereum, perché Ethereum Bitcoin, guardate, sta reagendo bene.
sta reagendo bene perché, allora, guardate anche qua il settimanale, siamo arrivati a questo cluster qua, 0,056 e poco sopra. L'abbiamo guardate, testato una, due volte prima di questa candela settimanale, poi c'è il rimbalzo. Sarebbe bello se la settimanale chiudesse in engulfing bullish, sarebbe un primo segno positivo e si potrebbe addirittura andare a cercare il setup long in quel caso. Se poi andiamo a zoomare sul daily, vediamo che qui abbiamo un clusterino, tac, questo, nato il 7 di maggio, quindi nato in bull market, che di fatto poi è stato confermato un paio di volte. Quest'ultima parte potrebbe diventare un bottom, ma di fatto se noi andiamo a chiudere il settimanale dove dicevamo, è più o meno qua sopra, e quindi abbiamo anche la conferma da parte di questo cluster. Quindi il setup long potrebbe essere basato proprio su di lui, con stop loss qua sotto, ed è anche un setup abbastanza largo da un punto di vista del trade, cioè non c'è lo stop stretto, è uno swing trade come si suol dire, ecco. E quindi questo è Ethereum. Poi di altro andiamo un po' a vedere, ecco, mi dicevate che Axie sta spingendo ed è verissimo, guardate che roba, anche come numero di utenti, quindi il gaming è un settore che non si è fermato e questa coin sta andando addirittura in controtendenza rispetto al trend generale del mercato. La dominance al momento non dice nulla, cioè dobbiamo capire appunto se va a fare nuovi massimi o va di nuovo a continuare il downtrend. Le intenzioni sembrano più quelle di fare nuovi massimi, quindi io rimango sempre in modalità cautela elevata sulle altcoin. La capitalizzazione totale invece è curiosa perché, guardate, sembra un bullish retest. Dico sembra perché dobbiamo ancora capire che in che direzione andiamo. Complice Ethereum qua, perché Ethereum, se guardate, Bitcoin ha fatto il falso break qua sopra, mentre la capitalizzazione totale potrebbe fare un pattern opposto, cioè un pattern bullish di retest, di bottom, questo per davvero, rottura e bullish retest. Quindi attenzione che se chiudiamo qua sotto anche la capitalizzazione generale ci va a confermare quanto detto con Bitcoin, quindi di falso break. Ma se invece teniamo botta, ripeto, si potrebbe andare a estendere di un 20% fino a 1,71 trillion, che è la resistenza un po' qua sopra della, come si dice, della capitalizzazione totale, e magari cioè è in parallelo al respiro che dicevamo prima di Bitcoin stesso. Questi sono un po' gli scenari secondo me più a cui vale la pena stare attenti, perché sono quelli che poi operativamente possono dare degli spunti reali, non solo così chiacchierati. Quindi niente, stiamo a vedere un po' questa benedetta chiusura di Bitcoin. Io ci spero ancora, anche perché sembra che proprio ora un po' di domanda si stia facendo sentire, quindi dai, vediamo, continuiamo a soffiare. Il primo che smette di soffiare, guai a lui, mi raccomando. E detto questo, io vi saluterei. Vi manderei al prossimo appuntamento, che è venerdì, sempre alle 18.30, ma probabilmente non ci sarà la live, ma il video. Devo decidere, devo vedere. E vediamo un po' come va, perché insomma, per via degli europei ci sta che uno non è che deve star lì a guardarsi un'orazza di live. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima. Lo so che gioca alle 21, però poi col reposto una roba e l'altra, insomma, si prende un sacco di tempo. Di nuovo, un saluto, alla prossima.